Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Riscoprire il Valdarno e al tempo stesso promuovere un settore di nicchia attraverso un percorso che unisca imprese e territorio. Questo è l'obiettivo del turismo della birra, presentato nella sede di CNA Valdarno, alla presenza della Presidente della Provincia Silvia Cassai Martini, del Sindaco della Terina Pergine Simona Neri e del Vice Sindaco di Loro Ciuffin Nicoletta Cellai. Coinvolte nel progetto 8 attività locali. Capofila è l'imprenditore Antonio Massa del birrificio Valdarno Superiore. Il nostro territorio non è solo vino. Il Valdarno è un territorio incredibile, come tutti noi sappiamo, e la grande tradizione che già si notava con l'Accademia del Poggio, dove raccontavano come fare l'olicoltura, le parti sementi, gli allevamenti estensivi. Ecco, noi della birra abbiamo portato l'idea di coinvolgere gli agricoltori verso la luppolicoltura, questa nuova tecnica di cui c'è tanto bisogno. Voi considerate che in Toscana siamo ormai 100 birrifici e in Italia siamo in 1200, il luppolo è il 98% importato in Italia, e quindi questa diversificazione che noi consigliamo al mondo agricolo di implementare può essere sicuramente sia sul fronte di prodotti a chilometro zero, ma anche sul fronte esperienziale, che è un po' l'incontro di stamani, dove si parla del turismo esperienziale, e quindi visitare i luoghi dove ci sono le materie prime della birra, e quindi i luppoleti. Dall'esperienza di Massa è nato dunque il progetto CNA di coinvolgere una rete di operatori funzionale allo sviluppo di una proposta turistica esperienziale. I visitatori potranno incontrare artigiani, agricoltori, ristoratori in un percorso inedito di turismo di prossimità legato alla curiosità della produzione artigianale della birra. Paolo Pernici è presidente di CNA Valdarno. Quest'oggi viene presentato un progetto veramente particolare e innovativo. L'idea è partita da Antonio Massa, il nostro maestro birraio, e quando ce l'ha presentata noi l'abbiamo accolta con entusiasmo, perché appunto era un progetto nuovo, ma soprattutto un progetto aperto che coinvolgeva altre realtà e che richiedeva poi anche la partecipazione degli enti locali. Quindi abbiamo accompagnato Antonio a chiedere il sostegno dei sindaci, dei comuni della Vallata, che devo dire abbiamo trovato in maniera aperta e schietta. Quindi è un progetto che è nato, che si è sviluppato in modo naturale e con la partecipazione convinta di tutti. Quello che ci interessa comunicare qui oggi è che insieme ai comuni, ma il Comune d'Arezzo, anche con la Fondazione Arezzo in Tour e tante altre istituzioni, stiamo cercando il sostegno e la sinergia per promuoverle, queste attività e questi progetti. Quello che vorrei chiedere oggi qui è: se avete un'idea, come artigiani, come commercianti, come operatori del turismo, fatevi avanti, perché la possibilità di fare rete e di creare qualcosa di concreto insieme c'è. Quindi prendiamola, sfruttiamola, CNA ci mette la base, voi metteteci le idee. Per la Presidente della Provincia d'Arezzo, Silvia Cassai Martini, il progetto rappresenta un'occasione importante per far aumentare la presenza di visitatori in linea con le nuove tendenze internazionali di turismo esperienziale. Questo è un progetto innovativo per il nostro territorio, ma che è già stato sperimentato in particolare all'estero, ovvero quello di un turismo esperienziale, in questo caso collegato ad un prodotto che sta andando sempre più di moda, sta veramente riscuotendo un grande interesse, che è quello della birra. Noi abbiamo dei grandi produttori qua, hanno avuto un'idea importante, perché poi per far conoscere le eccellenze del nostro territorio bisogna anche avere idee che permettano di attrarre appunto turisti, ma anche concittadini, magari persone delle vallate vicine, che possono venire qua finalmente a degustare un'ottima birra, ma a conoscerne anche tutti i processi di realizzazione, a interloquire col mondo degli agricoltori, con quelli della ristorazione, perché è un'esperienza appunto e non una semplice degustazione. Tanti momenti da potersi vivere in collaborazione con le 8 aziende che voglio ringraziare del nostro territorio, che in maniera lungimirante si sono coordinate e hanno deciso di proporre a CNA, e con il grande sostegno di CNA, a cui faccio i complimenti, è riuscita in pochi mesi a creare appunto un nuovo tipo di pacchetto esperienziale che adesso dobbiamo diffondere sul territorio, non solo tramite anche appunto i vari canali, per far
scoprire anche l'eccellenza della birra, quindi il Valdarno che piano piano ci auguriamo possa essere conosciuto non solo per la degustazione del vino ma anche per un turismo legato al mondo della birra prodotto qua, ma anche collegato a tutte le eccellenze poi paesaggistiche di degustazione di vario tipo, anche legata alla ristorazione che il nostro territorio offre. Nicoletta Cellai è il vice sindaco del comune di Loro Ciuffen e anche assessore al turismo, un progetto che vuole portare in modo particolare l'attenzione su quello che il territorio, o il nostro territorio, può offrire da un punto di vista enogastronomico, ma non solo. Sì, esatto, il territorio del Valdarno è un territorio che può esprimere veramente tanto e già lo sta facendo. Lavorare in rete, come è stato proposto con questo progetto, che va a valorizzare un prodotto un po' meno raccontato, un po' meno indagato, come quello della birra e quello del luppolo, mettendo insieme nella rete amministrazioni, produttori, strutture ricettive e accoglienza in genere, è una cosa molto molto importante, perché porterà sicuramente a dare più valore, più potenzialità di comunicazione a questo progetto. Quindi il comune di Loro Ciuffen ha sempre creduto molto nella rete, c'è in questo progetto, invitiamo appunto tutti gli operatori a poter aderire e per potersi promuovere anche attraverso questo ciclo di esperienze che sono state proposte. Simona Neri, sindaco di Laterina Pergine, molte delle aziende, delle strutture ricettive, ma non solo, che aderiscono a questo progetto sono situate proprio nel suo comune. Sì, dalle case vacanze ai ristoranti, alle attività che si fanno all'aria aperta, tipo quelle con il quad, ma principalmente parliamo di Antonio Massa, che è un nostro imprenditore che fa innovazione e che ha portato questa piccola rivoluzione nel nostro comune, che è appunto la fabbrica della birra e che adesso sta sviluppando anche uno studio per portarci il luppolo, quindi per andare proprio a completare la filiera. Quindi dalla produzione poi al consumatore. Che dire, è un'idea davvero intelligentissima secondo me, supportata ovviamente da CNA, perché Antonio ha stretto la mano a tanti imprenditori del territorio realizzando questo percorso basato sulla birra che appunto si chiama turismo esperienziale, che dobbiamo assolutamente potenziare, ed è assolutamente anche l'indirizzo che stiamo cercando di dare con il nostro ambito turistico, il Visit Valdarno, cioè individuare dei percorsi che possano far muovere e spostare non solo i turisti, ma oserei dire anche i locali in tutto il nostro bel Valdarno.